Benissimo, buongiorno, buongiorno a tutti. Vedo che i partecipanti si stanno entrando nella stanza per il webinar. Adesso ci prendiamo qualche minuto in maniera tale da consentire a tutti i partecipanti di arrivare. Io intanto spendo qualche secondo, qualche minuto di introduzione al webinar. Allora, di nuovo benvenuti, benvenuti a questo terzo appuntamento del ciclo di webinar focalizzato sulla corretta applicazione delle linee guida. Siamo arrivati al terzo appuntamento dei cinque previsti. Gli altri due ovviamente si terranno nelle prossime 2 settimane a chiusura del ciclo stesso. Oggi ci occupiamo della modellazione dell'arricchimento dei dati. Ricordo che appunto questi cinque webinar sono stati pensati in relazione alle cinque fasi che abbiamo individuato nelle linee guida, delle nuove linee guida Open Data, che, come molti di voi sapranno, sono in corso di approvazione definitiva e, insomma, riteniamo che nelle prossime settimane possano avere anche il via libera da parte del garante privacy, che appunto sta fornendo un parere, un'opinione sul testo delle linee guida. Abbiamo pensato proprio di dare un taglio molto pratico e operativo a questi webinar e quindi abbiamo individuato le cinque fasi su cui poi facciamo degli approfondimenti specifici. Oggi ci occupiamo, come vi dicevo, della modellazione dell'arricchimento e quindi degli approfondimenti riguardo agli schemi, alle ontologie, ai vocabolari controllati. Proprio per agevolare, per facilitare il processo di interoperabilità e quindi lo scambio dati tra amministrazioni e tra utenti. I prossimi webinar, come vedete, sono previsti il 14 e il 21 febbraio prossimi. Molto rapidamente l'agenda di questa ora e mezza che abbiamo di fronte. Faccio una piccola introduzione, sto facendo una piccola introduzione. Antonio Rotundo dell'Agenzia per l'Italia Digitale ci fa una sintesi un po' degli interventi che seguiranno poi successivamente, quindi ci inquadra il tema della modellazione dell'arricchimento. Avremo poi l'intervento di Giorgia Lodi sul nuovo catalogo Schema GoVIT, quindi no, come può agevolare l'interscambio dei dati e il ruolo delle ontologie per l'interoperabilità. Un'esperienza concreta di creazione di ontologie del Tourism Digital Hub di Filippo Corsi, del Ministero del Turismo, e poi l'intervento di Giampaolo Sellitto di ANAC che ci racconta un po' la loro esperienza sui vocabolari controllati europei e quindi il loro progetto di allineamento a questa iniziativa europea. Se riusciamo poi vorremmo tenerci qualche minuto in coda al webinar proprio per rispondere a eventuali domande, sollecitazioni, curiosità. Vi ricordo che potete appunto scrivere intanto domande nella chat che vedete sulla destra rispetto alle slide. Ricordo poi che nel pomeriggio, o comunque appena possibile, pubblicheremo i materiali dei relatori e la registrazione video del webinar, sempre sulla pagina Eventi PA del webinar stesso. Non mi prendo altro tempo perché sono tanti le slide, le informazioni e gli interventi, quindi chiedo ad Antonio di attivare la webcam e il microfono, così ci dà un inquadramento un po' di questa ora e mezza che ci attende. Grazie Antonio, a te la parola. Grazie Ugo, buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo webinar che, come detto, si inserisce in questo ciclo di webinar sulle nuove linee guida che, dobbiamo dire, sta avendo una partecipazione abbastanza importante perché, diciamo, per ogni webinar siete intorno a 500, per cui ci fa piacere. Questo segnala anche un'esigenza di conoscenza, nonostante possano sembrare argomenti scontati, dati per scontati, in realtà c'è una richiesta e una necessità di approfondire comunque
in tanti aspetti che poi impattano sull'apertura dei dati. In questa breve introduzione lo diceva Ugo, io due parole giusto per inquadrare il tema di oggi, che come detto si inserisce in questo ciclo e che come detto ripercorre un po' le fasi che poi abbiamo identificato nelle linee guida. Nel primo webinar abbiamo focalizzato l'attenzione sull'identificazione dei dati, quindi quali dati aprire, e quindi abbiamo raccontato come le linee guida forniscano delle raccomandazioni sulla definizione di un percorso di apertura, anche eventualmente graduale, in cui si possano anche stabilire delle priorità di apertura. Nelle linee guida, lo dicevamo, abbiamo definito dei criteri che possono essere utilizzati per assegnare queste priorità di apertura, che tra le altre cose vede il prendere in considerazione le tipologie di dati che vengono identificate nella direttiva Open Data come quei dati che hanno e possono avere un grande potenziale socio-economico, dati dinamici, dati di elevato valore, dati della ricerca, oppure abbiamo detto una grossa considerazione deve essere rivolta poi alle richieste di utilizzo che gli stakeholders, gli utenti, chiunque può rivolgere alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti che sono interessati all'applicazione della normativa sugli open data e delle linee guida, perché lo ricordiamo, con la nuova direttiva non sono solo le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico a essere interessati appunto all'implementazione di queste regole, ma l'applicazione è estesa anche alle imprese pubbliche e private che svolgono comunque un servizio pubblico. Abbiamo dato indicazioni su come fare un'analisi dei vincoli che possono esserci sull'apertura proprio per arrivare a un nucleo di a un set, quindi dati da poter aprire. Oggi invece ci spostiamo, ovviamente l'analisi della qualità l'abbiamo saltata, ma solo perché, come diceva Ugo, poi l'affrontiamo congiuntamente alla fase di validazione dei dati, che poi è sempre comunque basata sul garantire la qualità e su come misurare la qualità, l'affrontiamo poi nel prossimo webinar. Oggi ci focalizziamo sugli aspetti di arricchimento e modellazione dei dati, per cui una volta che sono individuati i dati, una volta che sono identificati quali dati poter aprire e quindi eventualmente si è proceduto anche un'attività di bonifica, quei dati possono essere eventualmente arricchiti attraverso un'integrazione con altri dati oppure attraverso l'utilizzo di vocabolari controllati che forniscono e aumentano la standardizzazione del dato stesso. Vocabolari controllati che, come saprete, ma lo vedremo poi nello specifico negli interventi successivi, consentono di associare i concetti dei codici invece di esprimere, diciamo, quei concetti con una semplice etichetta che può andare incorso a errori, può anche essere modificato. Invece, assegnando un codice, viene utilizzato sempre quel codice e quindi il concetto e l'interpretazione del concetto e l'interoperabilità viene garantita nello scambio dei dati. Un esempio classico è quello del multilinguismo, per cui se io una parola chiave la indico nei miei dati o nei metadati con un termine in italiano, probabilmente chi non parla l'italiano non capirà quella parola, quel termine. Se invece la indico con un codice che poi viene risolto, diciamo, e quindi si parla praticamente di URI, viene risolto attraverso un vocabolario controllato che fornisce l'etichetta di quel concetto nelle varie lingue, è chiaro che poi quel termine e quindi quel concetto possono essere compresi da più utenti, anche da chi non parla eventualmente l'italiano. E poi, dicevamo, c'è la fase di modellazione per cui chi produce il dato deve far riferimento a modelli dati, ontologie, ma anche qui vocabolari
controllati e schemi di dati che sono definiti in primis a livello europeo per garantirne l'interoperabilità a una scala più alta, e anche e soprattutto poi a livello nazionale. Proprio per questo abbiamo chiesto a colleghi che si occupano di questi aspetti, che sono esperti e che lavorano su questi aspetti, di tenere gli interventi che vedremo in seguito, interventi che ci dovranno, da cui dovremmo uscire, diciamo, riuscendo a capire che cos'è un'ontologia, un vocabolario controllato, come li utilizziamo e le attività che si stanno svolgendo, diciamo, in Italia per garantire che questo avvenga. Ovviamente sono argomenti complessi che non si possono esaurire, diciamo, nel tempo di un webinar, ma l'intenzione di dare quegli spunti per cui poi attraverso le linee guida, ma anche attraverso tutte le risorse e gli altri documenti che vengono indicati come riferimento nelle linee guida stesse, possono essere poi approfondite e soprattutto applicate. Cosa prevedono le linee guida su questi due aspetti? Chiaramente l'indicazione principale è che nel caso di modelli dati, ontologie, vocabolari controllati, ovviamente, e questo è un'indicazione che è allineata anche con le linee guida, per esempio sull'interoperabilità tecnica, quindi che riguarda le API e quindi la PDND, quindi la piattaforma digitale nazionale dati, di cui tra l'altro poi parleremo nell'ultimo webinar quando si parlerà di pubblicazione, l'indicazione di fare riferimento al catalogo della semantica, che è anche un'iniziativa inserita nel PNRR. E quindi poi ci sarà l'intervento specifico che ci dirà a che cosa serve il catalogo, come utilizzarlo concretamente e come anche contribuire, come le PA possono contribuire a questo catalogo. Come diciamo sempre, nel caso dei dati territoriali, poi c'è un framework di interoperabilità di dominio abbastanza consolidato, per cui anche nella direttiva Open Data, ma viene ripreso nel decreto, nel regolamento sui dati di elevato valore di cui abbiamo parlato nel precedente webinar, viene indicato questo framework di interoperabilità come riferimento per diverse tipologie di dati. E a proposito del regolamento sui dati di elevato valore, anche in questo regolamento ho riportato nella slide le due indicazioni che coprono, diciamo, gli aspetti che stiamo trattando in questo webinar. Ovviamente il regolamento richiede che siano applicati ai dati di elevato valore, ma come dicevo prima, dovrebbero e devono essere applicati a tutte le tipologie di dati. Cioè i dati devono essere comunque costruiti, creati attraverso, basandosi, il termine che utilizza il regolamento è documentazione, che è ovviamente è accessibile, completa, accessibile, che descrive almeno struttura e semantica, e quindi lo vedremo nel primo intervento, ma poi nel secondo intervento vedremo anche un esempio, diciamo, di come in un dominio specifico, è quello del turismo, come è stata creata e sono state create le ontologie di riferimento. E poi l'altra indicazione che è presente nel regolamento, che ripeto, ovviamente sulla base del regolamento è da applicare i dati di elevato valore, ma deve essere comunque applicata a tutte le altre tipologie di dati, è quello, come dicevo già prima, di utilizzare vocabolari controllati, quindi tassonomie, classificazioni e così via. Preferibilmente vocabolari che sono riconosciuti a livello di europeo, poi ovviamente quelli disponibili nel catalogo della semantica di cui adesso parleremo. Grazie. Grazie Antonio, grazie, grazie della tua introduzione. Passo la parola ora a Giorgia del CNR, ma che insomma sappiamo ha lavorato su questi temi, lavora su questi temi da tanto tempo e quindi ci aiuterai un po' a, come dire, a dipanare un po' questo, no? Queste varie
questi vari soggetti, schema, catalogo, semantica, dati Covid, insomma, fare un po' di chiarezza, che è una di queste, di queste domande che ci vengono poste sistematicamente durante i webinar. Grazie al tuo intervento vedremo di capire meglio un po' appunto questa articolazione dei vari soggetti in campo. A te la parola, Speriamo, grazie. Una speriamo. ventina di minuti. Grazie, spero mi sentiate bene, insomma, in questo webinar. Sì. Intanto buongiorno a tutti, ringrazio per l'invito, ringrazio anche il Dipartimento per la Trasformazione Digitale che mi ha consentito di fare questa presentazione in virtù di una convenzione che il mio istituto di ricerca, io ora dopo l'esperienza di tanti anni in AGID sono al CNR, all'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR, mi occupo di tecnologie semantiche, lavoro nel laboratorio di tecnologie semantiche e grazie a una collaborazione attiva con loro, col Dipartimento, stiamo lavorando sul catalogo della semantica che è già stato ricordato da Antonio, schema.gov.it. Cerchiamo un po' di fare chiarezza, in effetti, spero di essere all'altezza di fare questa chiarezza. Intanto iniziamo da un contesto. Da dove siamo partiti per fare, in realtà siamo partiti da tanti anni, però nell'attuale contesto italiano il PNRR ci dà un po' la guida. Abbiamo l'investimento specifico dati interoperabilità e che serve a fare che cosa? Okay? A cercare di garantire la piena interoperabilità di tutto un insieme di dati e di servizi di tutte le pubbliche amministrazioni a diversi livelli amministrativi. E quello che si vorrebbe cercare di fare è armonizzare il più possibile tutta una serie di procedure anche per dare attuazione a un regolamento europeo molto importante. Ricordo, è un regolamento, è già legge, dobbiamo implementarlo, che è il Single Digital Gateway, che tra l'altro identifica ben 21 procedure che dobbiamo armonizzare. Qual è il target? Il target è che entro il 2026 noi dovremmo integrare attraverso una piattaforma abilitante che esiste nel nostro paese perché è già in realtà, che è la piattaforma digitale nazionale dei dati, almeno 1.000 application programming interface, cioè quelle interfacce programmatiche che consentono ai nostri servizi, diciamo, digitali di interagire tra di loro, consentendo un interscambio, un'interrogazione di dati anche tra sistemi diversi. Questo è il nostro obiettivo. Come la PDND o come possiamo supportare questa piattaforma digitale nazionale dei dati, che vi ricordo è sviluppata da PagoPA sotto la supervisione del Dipartimento, per realizzare e portare a casa effettivamente questi obiettivi e anche l'implementazione di quell'importante regolamento. Allora, uno di questi building block a supporto della PDND è una cosa che è stata chiamata nel PNRR National Data Catalog, cioè il catalogo nazionale dei dati. Ora, nome molto infelice, secondo me, perché confonde, forse c'è poca chiarezza anche per questo. Cosa è stato fatto da questo punto di vista? Per realizzare questo catalogo è stato creato un oggetto che è online al momento, è lì e può essere consultato, che si chiama schema.gov.it, che è il catalogo della semantica nazionale, non dei dati stessi, non ci sono dati lì all'interno, o meglio, ci sono una certa tipologia di dati, ma non ci sono i dati della pubblica amministrazione lì all'interno. Quindi dimentichiamoci il nome National Data Catalog, chiamiamolo d'ora in avanti schema, ok? Schema è il catalogo di tutta una serie di asset semantici nazionali che dovrebbero supportare nella modellazione dei dati della pubblica amministrazione e di alcuni anche servizi della pubblica amministrazione in maniera tale da preservare il significato di questi dati nell'interscambio che avviene grazie all'uso della PDND. Ora vediamolo un pochino più nel dettaglio. Ora, cosa potete fare su schema? Ok, se voi andate su questo link che ho messo nel titolo della slide, schema.gov.it, potete fare tutta una serie di operazioni, potete cercare ontologie, potete cercare vocabolari controllati, potete cercare schemi di API, schemi di API, le API stanno nel catalogo delle API, ma ci arriviamo, e potete anche interrogare
direttamente i contenuti delle ontologie e dei vocabolari controllati attraverso un'interfaccia web che è una sorta di web API a tutti gli effetti, attraverso questo che viene chiamato Sparkle Endpoint. Cerchiamo di far chiarezza su questi termini, ok? Che cos'è un'ontologia? Un'ontologia è a tutti gli effetti un modello formale e condiviso, no, che rappresenta un certo dominio di interesse attraverso la definizione dell'entità di quel dominio e delle relazioni tra queste entità. Okay? Formale significa anche, ve lo ricordo, che queste ontologie sono machine readable, che è la differenza di fare la tabellina sul repository GitHub con la colonnina del nome della colonna e una breve descrizione. È un'altra cosa, vuol dire che le macchine, che i software riescono a capire l'entità e le relazioni tra l'entità del vostro dominio, quindi riescono a capire la semantica che state dando. I vocabolari controllati, al contrario delle ontologie, sono invece dei veri e propri dataset a tutti gli effetti, che sono rappresentati tipicamente nel mondo del web semantico con un'ontologia di riferimento, ed è così anche per schema, che si chiama SCOS, e sono di solito delle liste più o meno complicate, potrebbero essere delle liste uniche, potrebbero essere delle tassonomie con delle gerarchie, quindi, oppure potrebbero essere dei veri e propri tesauri, quindi con diversi collegamenti tra tutti questi termini, dati da codici, come diceva Antonio prima, e etichette controllate. Esempio classico, i comuni. Voi di solito, come pubblica amministrazione, nelle vostre banche dati replicate l'informazione dei comuni, ok? Che viene tipicamente da Istat, il titolare di questo tipo di dato. Ecco, il modo in cui voi nelle vostre banche dati riuscite a scrivere i nomi dei comuni è incredibile, perché è veramente la creatività italiana all'ennesima potenza. Se usassimo tutti il codice Istat per riferirci a quel comune, tutti ci riferiamo e sappiamo che ci stiamo riferendo a quel comune. Questo servono i vocabolari controllati anche per agevolare in un qualche modo la ricerca anche, diciamo, di questi termini. Lo Sparkle Endpoint è un punto di accesso che implementa e supporta uno standard del web che è sia un linguaggio che un protocollo, che si chiama Sparkle, e che vi consente quindi di interrogare degli asset semantici e dei dati anche semanticamente arricchiti che sono nella forma a grafo, quindi nodo, relazione, altro nodo, entità, relazione, altra entità. Che cosa c'è ad oggi dentro schema? Schema non è vuoto ad oggi, ok? Ci sono 30 ontologie e più di 40 vocabolari controllati, tutti organizzati tra loro in una rete che una volta si chiamava Ontopia. Quindi Ontopia ora è con... come vedete in questa slide, le ontologie sono tra di loro organizzate logicamente in quello che vedete qui, ontologie di dominio, quindi che modellano domini precisi, verticali, ontologie di supporto, che quindi modellano dei concetti che sono indipendenti dallo specifico dominio e che servono a quel dominio. Per esempio, pensate al tempo, pensate ai ruoli di una persona in un'organizzazione, pensate ai valori e alle relative unità di misura e così via. E poi delle ontologie che noi abbiamo chiamato core, perché sono ontologie importantissime. Sicuramente nei vostri dataset, aperti e non, sicuramente troveremo persone, organizzazioni e luoghi barra indirizzi prima o poi. Quindi sono fondamentali per far funzionare un po', diciamo, un po' tutto. Altra ontologia che spessissimo viene ignorata, ma che secondo me è, dopo, ve lo dico, dopo almeno 10 anni di lavoro in questo settore, è strategica, prima o poi lo si impara, è un'ontologia fondazionale che modella concetti molto astratti. Faccio un esempio: agente, sistema, luogo generico, attività, caratteristica. Uno dice, vabbè, ma come faccio ad usare questi termini così tanto astratti e generici? In realtà questi termini servono intanto per collegare tutte le altre ontologie, anche di domini che sembrano apparentemente completamente distaccati l'uno dall'altro, ma inoltre servono anche per capire che cosa effettivamente state modellando, e non è banale, diciamo, in questo.
Le ontologie di dominio sono già diverse, io vorrei porre l'attenzione su questo, c'è già una ricchezza di modellazione dentro a questa dentro a schema che è importante anche in vista degli high value dataset, perché già diversi high value dataset potrebbero essere modellati con alcune delle ontologie che trovate qui all'interno. Importantissime, non lo voglio trascurare, sono le ontologie di metadatazione, in particolare di KTPT che già conoscete sicuramente se avete frequentato questi webinar, e un'altra ontologia che si chiama ADMS-PT, che è un profilo applicativo nazionale che estende quello uno europeo, che viene usato per metadatare ontologie. Perché vi pongo l'accento su questo? Perché se volete che i vostri asset semantici finiscano in schema, bisogna usare e bisogna metadatare i vostri asset semantici attraverso queste ontologie di metadatazione, se no non funziona nulla. E le ontologie che ci sono in schema seguono dei principi importantissimi che sono i principi FAIR. I principi FAIR forse li conoscete anche per le nuove linee guida Open Data, o comunque quando usciranno li vedrete. Nascono nel mondo dei dati della ricerca, ma sono principi generali che dovrebbero essere, a mio avviso, applicati a tutti i tipi di dati, in particolar modo agli open data. Però sempre di più si sta parlando anche di principi FAIR per la modellazione, cioè fare in modo che i modelli e gli asset semantici siano scopribili, findable, quindi noi avremo la metadatazione e il schema supporta, no, questo requisito in maniera significativa. Inoltre gli stessi contenuti degli asset semantici sono scopribili, perché ogni elemento degli asset semantici, sia di ontologie che di vocabolari controllati, vi ricordo, l'ha accennato prima Antonio, sono identificati attraverso dei cosiddetti Uniform Resource Identifier, che sono gli identificativi univoci delle varie entità e delle relazioni tra queste entità all'interno del web. Sono accessibili perché usiamo gli standard aperti e che voi tutti conoscete del web e che usate tutti i giorni quando navigate nel web. Sono anche accessibili perché, abbiamo detto prima, i loro contenuti sono interrogabili attraverso lo Spark Endpoint. Sono interoperabili perché usiamo standard del web semantico, RDF e AUL nello specifico per rappresentare la modellazione, e per quanto riguarda gli schemi dei dati sono anch'esse rappresentati attraverso degli standard aperti e in particolare OpenAPI. Sono anche riutilizzabili. Giorgia, scusami, mi senti? Sì. Mi ci segnalano alcuni problemi di difetti audio. Non so se puoi provare ad abbassare il volume, si sente un fruscio molto importante, quindi alcuni partecipanti non riescono ad... Sulle S che... Se, non so se puoi o allontanare il microfono o diminuire un po' il volume. Così mi facciamo sentite? Una prova, vediamo se mi sentite meglio. Così? Sì, no, ma meglio? Ti sentiamo meglio? Sempre bene. È che, meglio? Proviamo. Peggio. Prova a diminuire un pochettino il volume. Potrebbe essere, c'è un fruscio, ma sai. Ho regolato il volume. Probabilmente. Ho regolato il volume. Vai. Nella parte. Dicono peggio, però. Vedo che è scritto peggio. Aspettate. Regolo un attimo il volume, mi scuso per questo inconveniente. Così meglio? Figurati, sì. La qualità delle cuffie è molto probabile, se volete posso provare a staccare, purtroppo non riesco, ma di connettore che crea il fruscio, io non so come fare, che l'ho allontanato dalla mia bocca, più di così non so veramente come fare. Lo sentite? Mi sentite ancora? Sì. Va bene, si capisce comunque, sì. Ok. L'altra cosa che volevo dire è che le ontologie sono, e tutti questi asset semantici che voi trovate in schema sono tutti riutilizzabili. Questo è un altro elemento fondamentale, perché sono innanzitutto con una licenza aperta, quindi chiunque le può riutilizzare per qualunque scopo a tutti gli effetti, quindi stiamo anche nel mondo open data da questo punto di vista, e sono collegati ad altri asset semantici qualora questo sia possibile. Per esempio un caso è schema.org, famosa ontologia, diciamo, di Google per far sì che Google costruisca il suo grafo della conoscenza. Vi ricordo anche che quasi la maggior parte degli asset semantici già contenuti in schema sono tutti allineati semanticamente con tutta una serie di asset semantici disponibili a livello europeo. Ora, andando verso la fine di questa presentazione, come posizioniamo schema?
nel panorama delle piattaforme nazionali dei dati. Allora, il schema è diverso da dati Govit e da RNDP, prima di tutto, ok? Nel senso che dentro a questi cataloghi, dati Govit, RNDP, voi descrivete insiemi omogenei di dati attraverso uno schema, un'ontologia che è quella di DICAT-APT o del profilo GeoDICAT-APT per quanto riguarda i dati territoriali e il profilo INSPIRE. Non entrate mai nei contenuti dei dataset, ok? E soprattutto non ci sono i dataset là dentro, i dataset stanno presso le amministrazioni. Quando parliamo di schema, parliamo di metadatazione di contenuto dei dati, quindi in un qualche modo entriamo nel contenuto dei dati e cerchiamo di vedere come sono strutturati quei dati all'interno, quindi parliamo di organizzazioni, parliamo di persone, parliamo di tempo, parliamo di servizi pubblici, parliamo di strutture ricettive, visto che c'è dopo il turismo e quant'altro. Non abbiamo i dati delle pubbliche amministrazioni lì dentro, abbiamo il modello, cioè la parte che sta sopra, non l'istanza. I dati stanno sempre dall'amministrazione. E poi abbiamo la PDND. La PDND ha il suo catalogo API, tra l'altro, che usa per l'interscambio di questi dati tra le varie pubbliche amministrazioni che aderiscono alla PDND. Quindi in un qualche modo la PDND usa il catalogo API, il schema per avere lo schema dell'API e lo schema dell'API che tipicamente segue le ontologie, e volendo, ve lo dico, i dati aperti dovrebbero usare schema e i modelli di schema per essere rappresentati in maniera tale da fornire una migliore armonizzazione di questi dati aperti, ok? E poi voi li documentate dentro a dati.gov.it. Quindi sono tutti oggetti completamente diversi che si supportano l'un con l'altro, ma che agiscono a livello di metadatazione, se vogliamo, completamente diversa, una di contenuto, una a livello di metadati descrittivi generali, la parte di dati Govit e RNDT, e poi ci sono i cosiddetti service che consentono l'interscambio di questi dati con la PDND e il catalogo dell'API. Ora, si sta definendo un po' la governance di tutto questo oggetto. Il titolare, come anche Antonio ha già ricordato, è il Dipartimento per la Trasformazione Digitale. C'è un ente attuatore, quindi il Dipartimento si avvale dell'ente attuatore per realizzare schema.gov.it, che è Istat. Poi esistono le pubbliche amministrazioni che possono contribuire con i loro asset semantici a schema, adesso vediamo come, che sono i contributori, tra l'altro ho usato dei nomi di alcuni metadati descrittivi generali che forse voi conoscete coniugati anche da dati da DICAT-APT, e poi c'è un comitato di controllo, di indirizzo, non abbiamo ancora trovato un nome effettivo per questo, ma comunque un gruppo di organizzazioni, Dipartimento Istat e Agid, e poi si vedrà se anche altre, che in un qualche modo controllano i contenuti proposti dalle pubbliche amministrazioni. In particolare, come possono contribuire le pubbliche amministrazioni a schema? Beh, proponendo dei nuovi vocabolari controllati, delle nuove ontologie, dei nuovi schemi di API, oppure proponendo delle modifiche a quelle già esistenti, perché quelle esistenti magari non hanno modellato tutto il mondo, arriva un nuovo requisito di una pubblica amministrazione e chiede una modifica. Inoltre, quello che possono fare le pubbliche amministrazioni, ed esistono già dei primi casi nazionali che volevo portare come esempio, è riutilizzare degli Uniform Resource Identifier sotto allo schema che noi abbiamo adottato e che è già presente negli asset che si trovano in schema.gov.it, che è v3d.org, che è un sistema mantenuto da una comunità del V3C che consente di gestire URI persistenti e neutri nel tempo, ok? In qualche modo. Abbiamo già dei casi, ISPRA per esempio sta scegliendo sotto Italia il dominio environment per poi definire tutti i suoi URI, c'è il caso di INAIL che sta invece definendo il caso di work accident, quindi il dominio degli incidenti, diciamo, sul lavoro sempre sotto Italia, e c'è anche un caso appunto di una regione che ha definito l'URI con Lombardia e poi tutto il resto che segue.
Quali sono però delle regole minime? Cioè non vogliamo fare in modo che in schema.gov.it entri la qualunque, ok? Ci sono delle regole minime da rispettare per fare in modo che la semantica sia in un qualche modo robusta a quella nazionale per supportare al meglio l'arricchimento e la modellazione di tutti i possibili dati che noi abbiamo a disposizione. Quindi gli asset semantici dovrebbero essere almeno sintatticamente corretti. Vi dico questo perché abbiamo già ricevuto da alcune amministrazioni degli asset semantici che non erano neanche sintatticamente corretti. Quindi attenzione soprattutto agli URI, e lì vi dico perché spessissimo le pubbliche amministrazioni, ho notato nel tempo, hanno difficoltà su questa cosa degli URI. Gli asset semantici devono essere anche semanticamente consistenti, perché a volte vengono consegnati degli asset semantici, uno lancia un ragionatore e non funziona niente, ok? Quindi c'è un controllo anche da fare da questo punto di vista. Altra cosa importantissima, le linee guida dell'interoperabilità tecnica dicono una cosa ben precisa, ossia che quando voi proponete dei nuovi asset semantici, per tutte quelle entità e relazioni tra entità che sono già modellate, quindi sono già presenti in schema, dovete riutilizzare quelle. Voi andrete di estensione oppure creerete delle nuove entità e nuove relazioni se c'è un'entità o una relazione che non esiste completamente all'interno di schema. Questa è una cosa importante da ricordare. Altra cosa molto importante da ricordare è metadatarle i vostri asset semantici, sia che siano ontologie, sia che siano vocabolari controllati, perché se no l'harvesting che schema mette a disposizione non funziona. Ci sono, ho lasciato dei link con una serie di regole che sono state già definite per fare in modo che il meccanismo di harvesting di schema funzioni pienamente attraverso appunto queste regole di metadatazione. Guardate, non è tanto differente da dati Govit, eh? Più o meno i principi sono sempre esattamente gli stessi, solo che parliamo di modellazione di contenuto dei dati. Gli schemi di API dovrebbero seguire le ontologie, e anche qui già ci sono dei lavori fatti da alcune persone del team digitale, di tentativi di creare degli schemi di API che siano conformi alle ontologie stesse, che quindi riferiscano agli URI definiti all'interno delle ontologie. E un'altra regola è che tipicamente tutti i file JSON per gli schemi di API siano serializzati in YAML, e tutti i file per gli asset semantici in RDF siano serializzati in RDF Turtle, che ha uno specifico formato RDF. Per chiudere, visto che ho anche poco tempo a disposizione, la domanda delle domande. Sì, ok, ci hai raccontato tutta questa bella storia, in parte ve l'ho già detto nelle varie slide, ma a che cosa serve schema.gov.it, oltre che a supportare la PDND, abbiamo detto, per l'interscambio dei vari dati attraverso l'integrazione dell'API? Ricordatevi, dobbiamo arrivare almeno a 1000 nel 2026. Beh, serve a tante cose in realtà. Intanto, se dovete creare dei nuovi sistemi informativi e delle nuove banche dati, avete già degli schemi di modellazione di possibili dati a disposizione. È un vantaggio enorme. Non vi dovete tanto preoccupare magari di alcuni anche elementi indipendenti dal vostro dominio. Ce l'avete già a disposizione e quindi magari vi concentrate proprio sulla parte molto verticale, specifica di business, se questa ancora non è disponibile in schema. Serve a standardizzare i dati, e dico anche e soprattutto i dati aperti, perché ognuno delle pubbliche amministrazioni pubblica questi dati open data, ma un po' non, si dimentica del codice ISTAT per indicare il comune, si dimentica di tante cose della strutturazione, diciamo, di quel dato. Invece, se volete creare veramente valore, come dice la direttiva Open Data, anche per gli high value dataset, questo lavoro diventa strategico. Per abilitare chiaramente l'integrazione di dati tra fonti diverse, e qui parliamo dei famosi linked anche Open Data, per esempio. E questo vi consentirebbe di implementare anche il principio one solly. Il caso del vocabolario controllato dei comuni è emblematico. Se voi usate il codice, non vi dovete preoccupare della label, di come si chiama il comune, dove ognuno lo chiama come un pochino gli pare, con l'apostrofo, l'accento, maiuscolo, minuscolo, la prima lettera maiuscola, tutto il resto minuscolo. Ci pensa Istat. Il dato di riferimento ce l'ha Istat, usando il codice si realizza questo principio one solly.
Serve per facilitare una cosa che spessissimo si dimentica, è la data portability, che è un diritto che hanno i cittadini dato dal GDPR. Tanto più riusciamo ad armonizzare i dati, tanto più riusciamo in un qualche modo anche a portare il dato in diversi sistemi, in un qualche modo, continuando a garantire le funzionalità e continuando a poter utilizzare, diciamo, questo dato. Naturalmente serve anche per supportare la nostra PDNB. Serve per supportare l'interscambio di dati e quindi realizzare finalmente quell'interoperabilità semantica che tanto stiamo rincorrendo, ma anche tecnica, perché ci sono dei principi anche di interoperabilità tecnica, e quindi serve anche per implementare quel famoso regolamento che vi dicevo in precedenza. Chiudo dicendo anche un'altra cosa, siccome va molto di moda ultimamente parlare di chat GPT, immagino che chiunque ormai abbia provato questo giochino anche che è diventato sotto certi aspetti di intelligenza artificiale molto interessante, anzi a dire il vero, io che ci lavoro da tanti anni è anche molto impressionante il risultato che riesce a tirar fuori. Ma chat GPT non si sa bene perché tira fuori certi risultati. Oddio, si sa perché fa scraping praticamente di tutto il web e quindi sicuramente riesce a tirar fuori dei risultati eclatanti. Però è anche vero che non si riesce a capire, a spiegare quello che fa, perché si basa su dei modelli matematici, ok? Per capire e spiegare un po' meglio queste intelligenze artificiali e questi software di intelligenze artificiali, ecco che lavori tipo questi che stanno in schema.gov.it diventano fondamentali e strategici. Quindi vedete che le applicazioni, diciamo, sono varie, notevoli e potrebbero essere molto utili per migliorare la qualità anche dei nostri dati. Vi ringrazio, io ho finito. Mi dispiace per questa cosa al microfono, spero sia comunque capito un po' tutto. Vedo un messaggio, Yuri danno degli errori. Vorrei, Ugo, se mi è concesso, Vai, vai. rispondere a questa cosa velocissimamente. Certo. Allora, Certo. dipende quali Yuri danno degli errori, ok? Al momento sappiamo che c'è un problema perché Yuri, diciamo, non vorrei dirlo, ma questo è un messaggio ad Antonio, è successo qualcosa allo Sparkle Endpoint di Agid, ok? Sul quale al momento ancora schema si basa, ma dovremo muoverci tutto verso lo Sparkle Endpoint di schema molto presto. Probabilmente alcuni URI danno degli errori per via di questo problema dello Sparkle Endpoint di Agid, però gli URI delle ontologie funzionano anche perché il meccanismo di dereferenziazione degli URI, cioè il fatto che voi prendete un URI, lo buttate dentro un browser e vi viene fuori qualcosa, nel caso delle ontologie si basa sul sorgente dell'ontologia che sta su GitHub Developers Italia, per cui in quel caso funziona, nell'altro insomma dobbiamo sistemare questa cosa coordinandoci un minimo anche con Agid, quindi ne siamo consapevoli. Vi ringrazio per questa cosa. Se ci sono delle domande sono qui a disposizione. Grazie Giorgia. No, beh, direi assolutamente molto interessante. Sicuramente è un percorso, diciamo, no, verso la standardizzazione, verso, no, un paradigma, diciamo, sicuramente complesso per chi non è del, no, del mestiere, come si dice, no? Però comunque, come dire, è un percorso tracciato che ci porta verso, no, una definizione più chiara del chi fa che cosa e come. Io lo ritengo molto utile questo percorso e, insomma, e anche, come dire, tutte le componenti di semantica che ci mancavano, no, in questi ultimi recenti anni, sicuramente hanno avuto con lo schema Govit una, come dire, un imprinting importante. Grazie, poi Grazie Ugo. in caso di altre Certo. domande ti richiamiamo sicuramente in causa. E Fantastico, intanto grazie. chiedo al dottor Filippo Corsi di avviare la propria webcam e il microfono e ci racconta un po' il caso dell'applicazione di un'ontologia, della realizzazione di un'ontologia al dominio del turismo. Grazie, la parola Buongiorno a Vladimir. tutti, sono Filippo Corsi, dirigente dell'Ufficio Secondo Ecosistema Digitale della Direzione Generale della Valorizzazione della Promozione Turistica del Ministero del Turismo. Di fatto vi rappresenterò un caso pratico, un'implementazione, un caso d'uso delle ontologie
nell'interoperabilità. Nello specifico, ciò che stiamo facendo è il cosiddetto TDLab, il Digital Lab, è una piattaforma nazionale che, finanziata con i fondi del PNRR, che punta a svolgere un ruolo di hub multicanale, quindi con diversi touch point nei confronti del cittadino, del turista, specialmente straniero, fra i fabbisogni dei turisti e l'offerta chiaramente che insiste sul territorio. Questo strumento può funzionare esclusivamente raccogliendo dati presenti già sul territorio, quindi già esistenti, e valorizzandoli attraverso un meccanismo di profilazione e di gestione degli utenti, fornendo delle esperienze particolarmente personalizzate. E una breve introduzione sul cosiddetto TDAH, tanto per implementare la funzione. Come dicevamo, questo meccanismo di ponte fra i turisti e l'ecosistema digitale turistico, le funzionalità di aggregazione e di valorizzazione dei dati, che sono poi la chiave per ottenere i contenuti e i servizi, e poi la possibilità, conseguente a questo elemento, di integrare e digitalizzare, tutta l'offerta turistica, presentandola attraverso, un unico strumento centralizzato che poi fa capo alle singole realtà territoriali ed imprenditoriali. La strategia seguita, per attuare questo progetto fondamentalmente si basa su tre punti di particolare attenzione. La prima è lo sviluppo nativo in cloud attraverso, la ricerca e l'utilizzo di soluzioni di mercato per avere poi un time to market particolarmente ridotto. L'approccio agile nello sviluppo delle soluzioni e l'adozione di un ecosistema aperto fondamentalmente. Le slide hanno avuto qualche piccolo problema di impaginazione, però andiamo sul dettaglio. Quindi, per quanto riguarda il primo punto, chiaramente vediamo la classica piramide del cloud, dal software as a service al platform as a service fino all'infrastructure. E in questo contesto chiaramente la chiave è quella di agevolare la scalabilità dei processi che abbiamo, quindi consentirne la crescita in modalità estremamente agevolata, l'efficienza nella gestione delle risorse, soprattutto i tempi ridotti per la messa in produzione legati anche agli obiettivi del PNRR e una forte standardizzazione dei processi. Quindi sono state acquisite delle soluzioni già esistenti, che poi verranno poi implementate, come vedremo, e poi una forte standardizzazione che ci consente il nostro obiettivo di interoperabilità con altri strumenti che vengono dagli altri attori del settore, che chiaramente saranno sia pubblici, pensiamo in particolar modo alle regioni che hanno competenze turistiche, ma anche alle realtà territoriali locali, e anche soggetti privati, chiaramente, che offrono servizi, pensiamo a hotellerie piuttosto che ristorazione, trasporti e così via. L'approccio scelto per lo sviluppo è quello agile, già ben noto, che ci consente di avere dei sistemi funzionanti già all'inizio, quindi con funzionalità ridotte, ma già con la possibilità di verificare il funzionamento, consentendo poi un controllo effettivo dei tempi di realizzazione ed anche una verifica puntuale sui costi, e un meccanismo di progettazione condivisa fra noi e i fornitori dei servizi, in modo da avere un miglioramento continuo. L'immagine che vedete rappresenta vari tipi di natanti che in ogni fase dell'approccio sono tutti funzionanti, chiaramente con un diverso livello di sofisticazione e di complessità. Ed infine, il punto probabilmente più qualificante, quello dell'ecosistema aperto, attraverso la creazione della piattaforma di interoperabilità TDH022, TDH sta di nuovo per Tourist Digital Hub, dove possiamo vedere fondamentalmente
il flusso delle informazioni da sinistra verso destra. Quindi, come vediamo, soggetti terzi, regioni, pubbliche amministrazioni, soggetti privati, varie figure che sono in grado in una prima fase di fornire informazioni attraverso degli standard predefiniti, quelli della piattaforma TDH022 in merito a contenuti che poi sono presentati sul portale italia.it, in merito ad offerte, a destinazioni e in seguito anche per quanto riguarda l'offerta di servizi e quindi in questo senso si sostanzia lo scambio bidirezionale che si osserva nella slide. Tutto questo materiale confluisce all'interno del TDH e quindi con i touch point già previsti, il sito, l'app, sistemi di chatbot e così via, e quindi con un modello sostanzialmente universale che consente l'integrazione con tutti i partner attraverso modalità assolutamente conformi. In questo senso, fondamentali sono le tassonomie e le ontologie dei dati che ci consentono, come vedremo poi, di poterli riutilizzare con un elevato livello di standardizzazione e di efficienza. Il risultato chiaramente vuole essere quello dell'aggregazione dei dati per poi consentire al turista, che alla fine è il nostro obiettivo, il nostro target, servizi molto integrati fra di loro, anche provenienti da contesti diversi, pubblici, privati e con diversità anche geografiche e personalizzati sulla base delle sue preferenze, sulle sue necessità. Come dicevamo, la strategia sostanzialmente si basa su destinazioni, offerte e contenuti integrati anche attraverso servizi. L'obiettivo dell'offerta personalizzata è quello di supportare il turista durante tutto il suo percorso, la cosiddetta esperienza. In pratica nella fase prima del viaggio, la pianificazione, quindi fornendo informazioni, consentendo anche di verificare e prenotare eventuali servizi, e questo è tipicamente l'utilizzo che arriva da parte della piattaforma web, durante l'esperienza e quindi con offerte relative al territorio dove il turista in quel momento si trova, strumenti di prenotazioni, assistenza, e in questo senso il chatbot e l'app sono i touch point di elezione per questo tipo di finalità, ed infine un meccanismo a seguire l'esperienza sul territorio, quindi attraverso ulteriori offerte, meccanismi di loyalty per favorire il ritorno del turista, suggerimenti per ulteriori percorsi e così via. Quindi un flusso continuo che poi idealmente si ricollega con la pianificazione del viaggio in un ciclo permanente. Andiamo a vedere adesso in dettaglio gli aspetti dell'interoperabilità e il tema delle ontologie. Quindi, innanzitutto, come dicevamo, è stato definito un protocollo di comunicazione in modo da coinvolgere tutto il sistema turistico italiano, che, come immaginerete, presenta delle realtà estremamente variegate, sia dal punto di vista geografico, sia dal punto di vista delle proposte, sia soprattutto dal punto di vista delle dimensioni degli attori coinvolti, che vanno da grandi realtà, grandi pubbliche amministrazioni, soggetti aggregatori di dimensioni importanti, fino a piccolissime realtà, pensiamo al singolo ristorante, la singola struttura. E quindi il lavoro più consistente in una fase iniziale è stato quello di cercare di individuare dei meccanismi che consentissero lo scambio di dati il più possibile coerenti e standardizzati, favorendo anche i soggetti, chiamiamoli un po' più deboli, sul tema del digitale fondamentalmente. Tra l'altro, le modalità di accesso e interazione sono state recentemente definite all'interno di con un decreto ministeriale in cui sono state vengono, diciamo così, adeguate le linee guida che è stato tra l'altro in questi giorni registrato alla Corte dei Conti, ma questo meccanismo nasce a partire dal novembre 2021 proprio sulla base delle indicazioni fornite da AGID,
sul tema. Quindi il percorso chiaramente vuole seguire un tracciato che sia riutilizzabile anche in altri contesti. Andiamo allo specifico delle ontologie sull'interoperabilità. La finalità delle ontologie chiaramente è quella di definire un minimo comune denominatore fra tutte le fonti dati esistenti ed anche quelle potenziali che contribuiscono al sistema, all'ecosistema digitale del turismo in questo caso. E quindi l'obiettivo innanzitutto è quello di identificare il numero minimo di entità, informazioni sui singoli dati che servono a garantire comunque sia una completezza di informazione che un elevato livello di interoperabilità, cercando di non lasciare fuori nessuno. Questo approccio chiaramente ci permette, come dire, di comprendere, come abbiamo avuto modo di seguire anche nell'intervento precedente, una migliore organizzazione, una migliore comprensione dei dati, la loro univocità, e quindi questo ci consente di facilitare l'integrazione, attraverso la standardizzazione. Rendere più semplice l'interoperabilità fra le applicazioni. La creazione dello standard fa sì che soggetti, anche terzi, possano riutilizzare le proprie API che hanno sviluppato con diversi, chiamiamoli clienti, per poi interoperare con l'ecosistema. Chiaramente puoi rendere più immediato, significato alla fine ultimo dell'ontologia, l'interpretazione e l'analisi dei dati attraverso le regole che poi consentono di creare alla fine il risultato è quello di uno scambio di dati rapido ed efficiente rispetto ad una soluzione che non avesse comportato la definizione di ontologie, e la standardizzazione consente, come dicevamo, anche delle economie di scala molto molto importanti. Andiamo nel dettaglio per definire come abbiamo realizzato l'interoperabilità e quindi come a partire dall'analisi iniziale siamo arrivati alla costruzione di un data model fondamentalmente. Come dicevamo, il meccanismo, l'ontologia sostanzialmente rappresenta la relazione precisa fra i dati che abbiamo a disposizione e quindi una struttura per poi andarli a gestire e standardizzarli in maniera completa. Da sinistra a destra vediamo dal livello più alto fino al dettaglio le varie fasi, e quindi si inizia dall'analisi del dominio ontologico. In questo caso abbiamo preso l'esempio dell'evento culturale e turistico, e quindi andiamo ad identificare tutti gli aspetti legati ai concetti e relazioni che ci sono all'interno di questo dominio, quindi non solo l'evento, ma anche il luogo dove questo si verifica, la presenza di eventuali soggetti terzi, pensiamo agli sponsor e così via. Raccogliamo le informazioni, guardiamo quali sono gli elementi e i concetti fondamentali che poi diventeranno sostanzialmente le classi dell'ontologia e una struttura gerarchica fra tutti questi concetti che siamo andati ad identificare. Nella parte centrale della slide vedete che a valle dell'analisi si ha la costruzione dello schema dove vengono già riportati anche in formato grafico sia gli elementi che contengono le informazioni più dettagliate per ogni elemento e i rapporti gerarchici che sono presenti fra ciascuno. Qui vediamo ad esempio l'evento che può avere degli sponsor che insisterà in un luogo, quindi la destinazione, e la destinazione che a sua volta potrà avere dei dettagli, ad esempio geografici. A valle di questa costruzione, chiaramente possiamo andare a definire il cosiddetto data model, e quindi in sostanza l'elemento viene trasformato in maniera puntuale all'interno di una tabella dove ci sono tutti gli elementi con una modellazione decisamente puntuale. In questo caso rapportiamo l'esempio di evento e destinazione, chiaramente varrà per tutti gli altri. Più in dettaglio, qui vediamo, una volta individuati questi elementi fondamentali, la costruzione di quello che noi chiamiamo il tetraedro
dell'ontologia del turismo, che quindi sono sostanzialmente gli interessi, le destinazioni e le offerte, e ne vediamo anche delle declinazioni. Prendiamo nell'ipotesi un parco nazionale, e quindi questo è l'elemento di interesse, sono le bellezze che si trovano all'interno del parco nazionale. Come vediamo, possiamo avere più destinazioni in questo contesto. Banalmente è il Parco Nazionale della Sila, e le offerte collegate a questa destinazione, quindi potranno essere i biglietti, delle visite guidate, piuttosto che altri elementi. Chiaramente le destinazioni possono essere multiple e ciascuna avere una o più offerte collegate. Il secondo esempio ci porta invece ad una inversione, diciamo così, dal punto di vista della struttura gerarchica. Un esempio di concerto, poniamo dei Depeche Mode, e vediamo che quello è l'interesse. Chiaramente si va prima sull'offerta, e quindi individuiamo l'offerta, sono chiaramente i concerti, le varie tipologie di concerto, e ogni concerto può avere diverse serate in diverse destinazioni. Quindi fondamentalmente il meccanismo è quello di collegare i tre elementi del tetraedro nelle forme possibili. Di fatto si avvicina effettivamente molto a un modello IAR, anche se ha delle sue specificità effettivamente. In un ulteriore esempio, che scorriamo velocemente, rappresentiamo come in alcune casistiche possono essere presenti anche soltanto due degli elementi. Pensiamo semplicemente alle modalità online di erogazione di servizi e di interessi, e quindi qui abbiamo il primo esempio, il corso di cucina, che può essere erogato anche online, e quindi può non essere presente una destinazione ma direttamente l'offerta, o ancora la casistica della destinazione che non presenta, diciamo, un elemento di interesse a monte ma collega direttamente l'offerta, come può essere un museo con i suoi biglietti, ma chiaramente possono esistere anche varie combinazioni da questo punto di vista. Il meccanismo, diciamo, della presentazione si conclude. Chiaramente resto a disposizione, sono stato velocissimo, resto a disposizione per ulteriori chiarimenti e domande. Grazie molte, Ingegner Corsi, ottimo, direi molto interessante proprio come applicazione, come caso concreto di applicazione, no? Di un modello di costruzione di ontologie e di relazioni tra i dati, proprio per facilitare l'ecosistema e quindi l'interscambio dei dati in uno specifico dominio. Passiamo ora all'intervento di Giampaolo Sellitto di ANAC, che ci racconta un po' le loro iniziative in termini di, appunto, ontologie, di progetti europei, no? Che state seguendo in questo ambito. E a te la parola, una ventina di minuti anche a te, vediamo se riusciamo ad avere qualche minuto in chiusura per uno scambio di domande e risposte. Prego Giampaolo, a te la parola. Grazie, ringrazio il Forbes per questa, e Agid per questa opportunità, soprattutto Agid, perché questa opportunità di presentare il lavoro svolto negli ultimi anni a proposito dei vocabolari controllati e delle ontologie, ma soprattutto... Scusa Giampaolo, sentiamo un audio un po' a tratti. Sentiamo un audio a tratti. Mi sentite bene ora? Vediamo se... No. Sempre con un audio che va e viene. Non so se dipende dalla connettività oppure... Probabilmente dipende dalla connettività. Non so se adesso mi sentite, vediamo, provo a spegnere tutto. Adesso mi sentite bene? Proviamo a spegnere e riaccendere. No, sempre a tratti. In questo caso mi sembra piuttosto problematico. Vediamo se puoi spegnere e sì, riattivare il microfono. Un attimo. Oppure un... Scusiamo per questa problematica, ma sono... Avevamo provato prima e funzionava.
Giustamente ci segnalano anche di provare a disattivare il video, magari occupa banda, quindi potrebbe anche essere una soluzione questa. Riattivare il microfono. Vediamo. Prova. Mi sentite meglio ora che ho tolto la telecamera? Sempre un po' a tratti, però proviamo. No, è lo stesso. Allora, in caso facciamo una cosa, vi chiedo 2 secondi, potrei provare a connettere un microfono, un attimo solo. Vai. Sì, nel frattempo Ugo, ne approfittiamo così c'erano. Allora, sulle domande ho visto che Giorgia comunque ha risposto puntualmente nella chat, quindi diciamo che abbiamo recuperato un po' di tempo rispetto alla sessione finale. Poi sul punto relativo al funzionamento degli URI di cui parlava anche Giorgia. Come diceva lei stessa nella presentazione, lo Adesso mi schema.go.it sentite nasce meglio? anche più o meno uguale. Pronto? Sì, però prova Giampaolo, prova pure a parlare. Vediamo. Ora non ti sentiamo. Sentite meglio adesso con il microfono così? No, purtroppo sempre a tratti. Pronto, sentite meglio? Io sento sempre a tratti, non so se gli altri Sì, colleghi si sentono. sente sempre, sempre Ugo. Niente, scusate. Intanto Antonio, vai, prosegui pure su quello che Sì, stavi dicendo a questo punto. quindi stavo dicendo, ovviamente schema.com.it è migrato, come diceva Giorgia, il contenuto di quella che era Ontopia. Man mano ovviamente migreranno anche tutte quelle componenti che ancora sono ospitate in Agid, in modo da che vengano gestite poi unitariamente nell'ambito dell'attività che ha avviato il Dipartimento per la trasformazione digitale con Istat. Quindi quello per dare conferma di quanto si diceva, che ovviamente a breve speriamo sia completata la migrazione completa di tutte le componenti che erano prima ospitate nell'ambito dell'attività di Ontopia. Per quanto riguarda invece, ovviamente c'è qualcuno che ha lamentato che l'utilizzo di acronimi che non sono comprensibili, nel senso non sono spiegati. Ovviamente noi abbiamo l'anno scorso e già all'inizio di quest'anno stiamo organizzando questi webinar con, dicevo all'inizio, diversi partecipanti, però queste segnalazioni a noi sono molto utili. Perché poi, così come abbiamo fatto in questa occasione, organizziamo altre occasioni di approfondimento e di formazione proprio per venire incontro alle esigenze che ci vengono rappresentate anche con queste osservazioni. Un esempio, abbiamo detto che in molte occasioni ci è stato chiesto di chiarire il rapporto tra dati Gogo, schema e PDNRD, diciamo che in questo nuovo ciclo che abbiamo iniziato a fine gennaio e che finirà poi tra 2 settimane, stiamo cercando comunque anche di offrire dei chiarimenti in modo tale che siano più chiare le relazioni. È chiaro che, come dicevo all'inizio, in un webinar non si può esaurire una tematica così complessa come quella di oggi, però i suggerimenti che ci sono stati, cioè organizzare
laboratori pratici, altre occasioni di formazioni. Ovviamente per Agid lo faremo nell'ambito delle attività di competenza, possiamo farle eventualmente anche in collaborazione ovviamente col Dipartimento, come abbiamo già fatto l'anno scorso e come stiamo facendo in questo nuovo ciclo. E ovviamente anche il Dipartimento credo che si attiverà, ma lo confermava credo Giorgia che è più informata, si attiverà per organizzare dei momenti di informazioni soprattutto operativi e pratici, che probabilmente è l'aspetto che manca ancora in questi approfondimenti che facciamo, che abbiamo avviato. Non so se Giampaolo è pronto, altrimenti se ci sono altre domande. Sì. Ci senti Giampaolo? So se ci sei. Noi non ti sentiamo. Antonio, nel mentre ti confermo quello che stai dicendo, sì, c'è uno specifico, spero che mi sentiate meglio, ho provato a togliere io le cuffie e lo suggerisco anche a Giampaolo nel caso. Stiamo proprio predisponendoci in schema.gov.it per fare proprio degli elementi di formazione. Non so se adesso mi sentite meglio. Sì, adesso sembra meglio. Scusa Giorgio. No, niente, quindi confermavo quello pure. Che detto, vai. Ha detto Antonio su questo. Ok. Sono io però che non sento voi a questo punto, scusate. Ci senti ora? Adesso? Sì, noi ti sentiamo. Non so se ci senti tu. Puoi procedere. Ok, grazie. Mi segnalano che si sente bene. Ok, provo. Ok, grazie. Allora, provo ad andare avanti adesso. Io non sento voi, non sento me stesso, ma visto che mi sentite bene, provo ad andare avanti. Ok, allora, ringrazio Agid Informez per la possibilità di presentare l'esperienza che abbiamo fatto, diciamo, esperienza italiana, nella gestione nello sviluppo di vocabolari controllati. In particolare comincerò dalla parte tra virgolette teorica dei vocabolari. Un vocabolario è un modello di dati essenzialmente. Chiedo di andare avanti con le slide. Modello di dati, anche la slide successiva, poi ritorneremo alla slide dei vocabolari core. Modello di dati che può essere di tre tipi, possiamo distinguere i vocabolari core che sono neutrali rispetto al contesto e colgono caratteristiche essenziali di entità che sono comuni a diversi domini applicativi, a diversi settori, quindi sono vocabolari intersettoriali e di uso comune. Molto semplici dal punto di vista strutturale come modello di dati, ma che congiungono permettono di integrare dati provenienti da fonti dati diverse. Poi esistono modelli specifici di domini applicativi, di settori, che descrivono l'identità di un dominio specifico, per esempio nella giustizia, nella sanità, negli appalti, e le relazioni tra questi concetti, queste entità presenti in un dominio specifico. Esistono modelli, questi sono molto importanti per l'interoperabilità, per lo scambio di informazioni. Questi modelli descrivono la struttura e il contenuto delle informazioni che devono essere scambiate tra le pubbliche amministrazioni o tra le organizzazioni in uno specifico contesto di uno scambio dati.
di tutti questi vocabolari per raggiungere l'interoperabilità di base, diciamo un minimo di interoperabilità di base, quelli più importanti sono i vocabolari core. Se possiamo andare alla slide successiva. I vocabolari core sono, come ho detto, dei vocabolari molto semplici che permettono di descrivere entità che sono comuni a più ambiti applicativi, a più domini o settori, e permettono di descriverle anche in maniera transfrontaliera, cioè superando quelli che sono i confini linguistici e localizzazione sia a livello europeo che a livello poi mondiale, anche perché alcuni di questi vocabolari core sono stati adottati poi da organizzazioni che si occupano di standardizzazione e quindi sono entrati a far parte di un insieme di asset per l'interoperabilità anche più ampio. Attualmente quelli che la Commissione Europea, l'Ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea manutiene sono il vocabolario core person, quello per descrivere la localizzazione, il core location, quello per descrivere le imprese, quindi core business vocabulary, quello per descrivere le organizzazioni pubbliche, il core public organization vocabulary, core public service vocabulary, che serve a metadatare i servizi pubblici, a descrivere i servizi pubblici, servizi online. Il Core Standard Specification Vocabulary, Core Assessment Vocabulary, che serve a descrivere come si può verificare, come si può fare un assessment su un oggetto, su una risorsa. È stato sviluppato in particolare nell'ambito CAMS, che è un metodo di assessment per l'interoperabilità e per l'apertura delle risorse, quindi per la possibilità per esempio di utilizzare un software come base per i servizi pubblici interoperabili, essendo sicuri che questo software non sia proprietario ma sia interoperabile e che non provochi vendors lock-in. Poi il Core Criterion Core Evidence Vocabulary, questa è un'interessante esperienza che abbiamo fatto come amministrazioni italiane nell'ambito di un progetto europeo. Il vocabolario è nato inizialmente con un vocabolario specifico di un dominio, dominio delle procurement, degli appalti pubblici, e serviva per documentare gli scambi di informazioni relativi alla qualificazione degli operatori economici per partecipare agli appalti e la fornitura di evidenze, quindi di certificati, a fronte delle autodichiarazioni degli operatori economici riguardo al possesso di determinate qualità. Quindi da una parte c'è un criterio di partecipazione a un evento, a un appalto, e dall'altro una modalità per dimostrare alla pubblica amministrazione che questo criterio è verificato. Quindi le evidenze, i certificati, leggetelo in questo modo, che dimostrano l'effettiva soddisfazione di un criterio. È nato in un dominio specifico, quello degli appalti, ma poi è stato elevato a un dominio più generale, perché se voi pensate all'iscrizione all'università dovete aver superato una scuola superiore prima di iscrivervi all'università. Come lo dimostrate? Attraverso un diploma di scuola superiore. Quindi è uno scambio di informazioni, una descrizione di oggetti e di entità che compaiono in più domini applicativi. Volete guidare la macchina, dovete avere la patente, quindi come dimostrate che avete la patente? Attraverso un documento che è l'evidenza. Quindi da un dominio specifico si passa a un vocabolario che copre più domini applicativi e quindi un vocabolario core. E questo Core Evidence Core Criterion Vocabulary, che è stato sviluppato anche grazie alla partecipazione di amministrazioni italiane,
è diventato uno dei core vocabulary europei. Poi c'è il core public service vocabulary, l'application profile, che è un profilo applicativo. Un profilo applicativo, nelle slide troverete alla fine la spiegazione profilo applicativo, è una particolare profilazione, un particolare adattamento di un vocabolario core a un dominio specifico e in particolare quando si parla di application profile si parla di vocabolari che sono adatti all'interazione macchina-macchina, quindi all'automazione dell'interazione con il vocabolario stesso. Quindi sono vocabolari che in genere servono per metadatare oggetti e per favorire l'harvesting automatico. Per ora questi sono i vocabolari che vengono mantenuti nell'ambito del programma Interoperable Europe, il programma che ha sostituito, è andato a rimpiazzare quello precedente che li ha generati. Possiamo andare avanti con la slide? Puoi farlo anche in autonomia, Programma in cui sono stati sviluppati i vocabolari, che è quello dell'azione, il contesto era quello dell'azione SEMIC del programma Interoperability for Standard for Public Administration, ISA Squared, il secondo programma ISA della Commissione Europea, che è terminato 2 anni fa. E sono stati sviluppati attraverso un processo aperto con il coinvolgimento degli stakeholder. Questo è sempre molto importante nello sviluppo di risorse condivise, coinvolgere fin dall'inizio gli stakeholder e gli utenti, coinvolgimento degli utenti, attraverso gruppi di lavoro che sono stati gestiti dalla Commissione, governati dalla Commissione Europea, in particolare dalla direzione Digit e dalle direzioni che via via erano interessate a sviluppare il vocabolario e dall'ufficio pubblicazione della Commissione Europea, dell'Unione Europea, che è l'ente è la direzione che si occupa poi di pubblicare i vocabolari e di continuare a gestirne l'evoluzione. Prossima slide. Ancora la prossima. È stata sviluppata per ogni vocabolario una modalità, cioè per la gestione dei lo sviluppo e la gestione dei vocabolari è stata sviluppata una modalità standard di un processo standard di sviluppo che è descritto in vari documenti, qui vi do i link poi nelle slide, e attualmente i vocabolari vengono aggiornati dall'ufficio pubblicazioni. Troverete nelle slide il link per il sito web dell'ufficio pubblicazione della Commissione Europea, dell'Unione Europea, e in cui potete trovare sia i vocabolari sia le risorse collegate. L'evoluzione sta continuando sotto il controllo comunque degli utenti e delle parti interessate a questi vocabolari, e seguono le politiche stabilite dal Comitato Interistituzionale per i metadati e i formati, specialmente per alcuni vocabolari. Slide successiva, scusate. Come vi ho detto, i vocabolari core servono per raggiungere un livello minimo di interoperabilità semantica per i sistemi di e-government. Troverete un'interessante guida all'uso di core vocabularies che può essere applicata anche all'uso di risorse di interoperabilità più generali, quindi di vocabolari più generali di dominio o per l'interazione via messaggi. Nelle guide troverete anche qual è una metodologia per estendere i vocabolari fondamentali, i vocabolari core, e come questi vocabolari core possono essere utilizzati per associare modelli dati esistenti e mappare modelli dati esistenti su risorse che poi rendono possibile l'interoperabilità sia transfrontaliera che interamministrazione. Questo è molto importante per gli sviluppi a livello nazionale, perché
diciamo, tutte le pubbliche amministrazioni gestiscono delle loro, dei loro modelli di dati, le loro descrizioni dei domini di interesse. Per renderle veramente interoperabili e per poi proporle su una piattaforma come può essere la piattaforma del team digitale, sicuramente devono essere relazionate con degli schemi dati che sono generali, quindi vocabolari core, e con per il resto devono essere creati dei vocabolari controllati ad hoc. Prossima slide. E questo è quello che già ho detto, i vocabolari core consentono raggiungere solo un livello minimo di interoperabilità, ma c'è molto di più al di là. Quindi abbiamo bisogno di ulteriori strumenti oltre ai vocabolari di base che trovate. Prossima slide. E questi ulteriori strumenti sono vocabolari controllati, liste di named authority list, sono le liste dei termini che trovate poi per esempio nei menu a tendina, liste di codici che devono essere rese pubbliche, pubblicate in modo che si faciliti l'interoperabilità tra diverse amministrazioni che utilizzano queste liste di codici. Istat, per esempio, a livello italiano pubblica molte di queste liste di codici e lo stesso molte verranno pubblicate probabilmente nella piattaforma italiana per lo scambio dei dati. Bisogna curare gli allineamenti, le tassonomie, tesauri che comunque descrivono liste di codici e soprattutto bisogna sviluppare ontologie di dominio e ontologie condivise in modo da poter rendere possibile lo scambio di dati sia macchina a macchina, sia rendere possibile l'interoperabilità semantica, quindi la possibilità che gli utenti accedendo ai dati riescano a capire quali sono i concetti che questi dati descrivono. Ultima slide. Ultima slide, questa è l'ultima slide. Questa era l'ultima slide. Nelle slide che vi condividerò troverete un'ultima slide che descrive appunto le esperienze che abbiamo fatto a livello italiano. Stiamo sviluppando insieme all'ufficio pubblicazioni dell'UE una ontologia per esempio per gli appalti pubblici. Abbiamo partecipato allo sviluppo e poi alla successiva manutenzione del Core Criterion Core Evidence Vocabulary e a DCAP-TAP con Giorgia e al Core Public Service Vocabulary e a varie altre esperienze di sviluppo dei vocabolari. Queste esperienze a cosa servono? Servono a imparare lavorando, quindi il hands-on, a imparare come si fa e poi portare questa modalità di lavoro e di sviluppo di nuovi vocabolari a livello nazionale. Quindi questo spero che servirà per le prossime esperienze. Lascio la parola a Ugo e Antonio per chiudere. Grazie Giampaolo. Siamo riusciti, nonostante le difficoltà, comunque a comprendere, a intuire, a capire, insomma, il tuo intervento, quindi comunque ci siamo riusciti. Ovviamente poi ricordo che le slide saranno pubblicate sulla pagina Eventi PA del webinar, quindi ritroverete tutto il materiale disponibile su quella pagina. Io non so se Antonio vuole aggiungere qualcosa. Ho visto che Giorgio è riuscita a rispondere a molte domande direttamente in chat. Non so se vuoi aggiungere qualcosa oppure ci avviamo verso la... No, visto che insomma abbiamo perso un po' di tempo per i problemi di audio, per cui ci scusiamo. In genere forse è la prima volta che li abbiamo in modo così importante, diciamo. In genere almeno nei webinar precedenti è andato quasi tutto liscio.
quindi ci scusiamo per questi problemi, proprio perché abbiamo avuto questa perdita di tempo per risolvere questi problemi, abbiamo fatto in modo, e ovviamente Giorgia l'ha fatto, anch'io per qualcuno ho risposto a qualche domanda, per cui tutte abbiamo risposto, diciamo, a tutte le domande che erano state inserite in chat, per cui potremmo anche concludere, scusandomi di nuovo per i disagi, per i problemi di audio. Comunque saranno pubblicate, come sempre, sia registrazione che slide, per cui oltre a rivedere le presentazioni e la registrazione, ovviamente ci sono poi tutti i riferimenti delle varie amministrazioni che ci hanno dato la disponibilità di intervenire oggi e i riferimenti dei singoli relatori, per cui per altri approfondimenti ovviamente si possono utilizzare quei contatti, fermo restando quello che dicevo all'inizio, che ovviamente tutte le segnalazioni e gli spunti che ci vengono anche in questi webinar, come ritorni in questi webinar, a noi, per noi sono utilissimi, perché ci consentono poi di modulare le prossime occasioni di formazione, tenendo conto ovviamente delle esigenze anche dei partecipanti. Lo dicevo, sicuramente per quanto compete ad Aged ci saranno oltre a questo ciclo ci saranno altre occasioni, probabilmente su alcuni aspetti che ovviamente per cui lavoriamo con altre amministrazioni, coinvolgeremo come sempre le amministrazioni di riferimento, in primis il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, fermo restando, come diceva e confermava anche Giorgio, sia il Dipartimento che le altre amministrazioni ovviamente organizzano e organizzeranno anche momenti loro relativi poi alle proprie attività istituzionali. Ringrazio ancora tutti i relatori e per quanto riguarda questo ciclo ci vedremo poi martedì prossimo, quindi la prossima settimana, su cui ci focalizzeremo su qualità e validazione dei dati. Esatto, grazie Antonio, sì, ribadisco, torneremo, visto l'interesse, su questi argomenti in nuove occasioni di confronto e di scambio con tutti voi. Io ringrazio tutti i relatori, tutti i partecipanti, grazie Giorgia che ti vedo, grazie Giampaolo, nonostante le difficoltà siamo riusciti, credo, a coprire bene un po' tutte le presentazioni che avevate proposto, quindi grazie della vostra partecipazione, e con tutti gli altri poi ci vedremo le prossime settimane per gli ultimi due webinar del ciclo, in attesa della progettazione poi delle prossime iniziative. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie a voi a tutti, buon pomeriggio a tutti. Grazie.